Sabato prossimo, 27 gennaio, si celebra la giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Il ricordo e la condanna di quel orribile sterminio di milioni di persone ebree e di altre fedi avvenuto nella prima metà del secolo scorso aiuti tutti a non dimenticare che le logiche dell'odio e della violenza non si possono mai giustificare perché negano la nostra stessa umanità. La guerra stessa è una negazione dell'umanità, una negazione dell'umanità. Non stanchiamoci di pregare per la pace, perché cessino i conflitti, perché si arrestino le armi e si soccorrono le popolazioni stremate. Penso a Medio Oriente, alla Palestina, a Israele. Penso alle notizie inquietanti che provengono dalla martoriata Ucraina, soprattutto per i bombardamenti che colpiscono luoghi frequentati da civili, seminando morte, distruzione, sofferenza. Prego per le vittime e per i loro cari. Imploro tutti, specialmente chi ha responsabilità politica, a custodire la vita umana mettendo fine alle guerre. Non dimentichiamo, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Solo vincono, fra virgolette, i fabbricatori delle armi.